Innanzitutto di nuovo rinnovo il ringraziamento a Gianfranco Bologna, al Club di Roma, diciamo alle illustri persone che oggi ci hanno dato secondo me una visione un po' più ampia rispetto al tipo di lavoro che noi facciamo quotidianamente, che però credo sia assolutamente importante. Io credo che per esempio uno dei grandi punti di forza dell'enciclica papale sia stata proprio quella, cioè quella di dare da un lato delle visioni straordinarie, ma dall'altro lato anche di parlare di questioni assolutamente specifiche, cioè quindi a parlare delle grandi scelte, ma nello stesso tempo di parlare di mobilità sostenibile, che credo sia uno sforzo intellettuale di grandissima difficoltà. Quindi noi abbiamo veramente apprezzato questo quadro che ci è stato costruito, perché ci consente anche di capire meglio l'utilità del nostro lavoro, io la dico così, nel senso che spesso quando si lavora su questioni particolari si rischia di perdere poi il quadro dentro cui si lavora, e invece avere questi riferimenti e capire alla fine che il lavoro quotidiano che viene fatto può avere un piccolo impatto e quindi possiamo dare il contributo. Noi poi siamo una grande istituzione pubblica, siamo tra le istituzioni pubbliche che addirittura in queste progettualità europee, si parlava prima di Copernico, questi grandi progetti che stanno venendo avanti a livello internazionale, che si occupano di economia dello spazio, che non vi sfugge significa una rivoluzione totale e completa di come arrivare alla conoscenza dei dati. La ricordavi prima Gianfranco quando hai fatto l'esempio storico del primo satellite. Oggi siamo in una situazione, forse c'è un traffico anche notevole di satelliti che ci girano sopra la testa, questo ci consentono di fare tutta una serie di elaborazioni. Pensate solo a tutto il tema del consumo di suolo, quasi in tempo non dico reale, ma riusciamo ad avere la situazione di quello che sta capitando sul nostro territorio. Quindi è cambiato veramente l'approccio. Dicevo, noi siamo comunque una delle comunità cosiddette di utenti, cioè tra le più importanti del paese, perché il sistema delle agenzie ambientali è un sistema, come ha ricordato poi all'inizio il Presidente, è un sistema che viaggia sulle 10.000 persone che lavorano specificatamente su queste questioni, a cui oltre ovviamente a dare un senso del quotidiano nella loro attività, io credo sia anche un nostro dovere di cercare di far comprendere all'interno di che sistema ci si sta muovendo e quale può essere il contributo che noi possiamo dare facendo al meglio il nostro mestiere. Per cui abbiamo proprio ritenuto che nel viaggio per arrivare poi alla presentazione ufficiale del sistema, faticosissima nella governance, perché adesso non sto a entrare nei particolari, ma tutti lo conosciamo, non siamo un'unica agenzia, siamo un sistema di agenzie, ci sono le regioni, ci sono i comuni, c'è lo Stato, c'è l'Europa, cioè ci sono tanti livelli istituzionali, e governare quotidianamente tutte le attività non è assolutamente banale. Però dicevamo, abbiamo proprio scelto questo percorso perché crediamo sia, per arrivare nel 2019 a questa convention, ma non nel rinunciare a fare in modo che questi momenti non siano momenti solo o celebrativi o comunque sia di chiacchiere convegnistiche, ma anche nel riuscire ad attivare un percorso culturale diverso. Quindi sicuramente il sistema imprenditoriale per noi è molto importante, perché ci abbiamo a che fare tutti i giorni, perché è il sistema su cui anche impostare dei nuovi paradigmi rispetto a quello che può essere il futuro della nostra economia. Quelli sono gli attori importanti, no? Cioè alla fine, e abbiamo visto tra l'altro in questo confronto, che continueremo anche in altre situazioni, come in questo paese, ovviamente noi ci guardiamo al nostro paese, ci sono delle realtà straordinarie da un punto di vista dell'innovazione. Si parlava prima di alluminio, ho visto con i miei occhi, ci sono delle aziende che dai blister delle medicine estraggono lingotti d'alluminio, fanno radiatori di prima qualità, 700 dipendenti, situazioni che esistono molto prima rispetto all'economia circolare approvata a livello comunitario, perché ci sono imprese che hanno scommesso su queste questioni. Ci sono, ce ne sono tante, bisogna di essere conosciuti, sono esempi positivi, ma
ce ne sono tantissime, per cui un confronto interattivo con il mondo imprenditoriale che ci possa consentire di contribuire, la dico così, a costruire delle regole per facilitare questa innovazione in quella direzione è assolutamente fondamentale. E questo abbiamo fatto un po' di sperimentazione fuori dai nostri ruoli in un confronto un po', come posso dire, informale anche col sistema delle imprese, per capire come possiamo noi migliorare il nostro lavoro e loro capire meglio che cosa chiede il sistema pubblico in termini di sicurezza, di impatto ambientale, di regole. Poi la giornata di oggi, per noi io credo fosse importante, l'ho già detto prima, collocare un po' anche la nostra attività in un, condividendo ovviamente con i direttori, quindi soprattutto con quelli che si occupano più della parte, diciamo, dei gruppi di lavoro di innovazione, però di ragionare e dire vabbè, cominciamo anche a capire dentro qual è il quadro in cui ci muoviamo, cioè, perché se no a volte sembrano solo tecnicismi fine a se stessi, in realtà non è questo, cioè ci piace essere un ingranaggio di un meccanismo più complesso e poter dare un contributo di conoscenza che c'è, perché tanta gente si applica tutti i giorni, la qualità è assolutamente buona. Il terzo punto, la terza grande questione che è stata qui accennata, tra l'altro in un link tra ricerca e come in un qualche, è un tema che voi avete affrontato ieri in maniera più generale, cioè il tema della governance dei processi, cioè come si fa poi oggi a raggiungere quegli obiettivi, cioè cosa c'è bisogno di una situazione più autoritaria o c'è bisogno di un coinvolgimento più dal basso dei cittadini, cioè è un grande tema politico, io non mi ci avventuro, sarebbe molto bello, molto appassionante, molto interessante, ma comunque anche lì noi svolgiamo un ruolo, perché noi siamo quel sistema pubblico di cui il cittadino si deve fidare, deve aver fiducia, perché il messaggio è: stiamo facendo le cose per bene, nel tuo interesse, difendiamo la tua salute, la tua vita. Oggi non è il rapporto tra l'istituzione pubblica e il cittadino, non è questo. Dobbiamo riconquistare, guardate, sono mille i motivi, dobbiamo riconquistare questa fiducia. Faticoso, è un processo complicatissimo dove nessuno ha una soluzione, ma per noi, per il nostro lavoro è fondamentale. Veniva ricordato prima, no, in quel piccolo esempio che sembra un esempio della regione Umbria, però è un esempio importantissimo, cioè si fida il cittadino, si fida, non si fida, è convinto, non è convinto, qual è la direzione, non è la direzione. Sono problemi piccoli, quotidiani, ma che in realtà sono assolutamente fondamentali, perché testimoniano una fiducia o meno nell'istituzione pubblica, che ripeto è un tema che non riguarda solo l'Italia, guardate bene, questo tema si dice sempre mai in Italia, se uno, insomma, in giro per l'Europa ci si accorge, poi a livelli molto differenti, però in realtà il tema c'è tutto, e quindi il tema della citizen science noi lo vorremmo declinare non solo come il tema che facciamo da anni, che ne so, l'inanellamento degli uccelli, abbiamo una banca dati che va dal 1930 ad oggi grazie al coinvolgimento dei cittadini, tra l'altro anche lì questa banca dati oggi ci consente anche, tramite gli uccelli, ne parlavo prima con Gianfranco, abbiamo aperto anche qualche ragionamento per vedere quanto i cambiamenti climatici abbiano anche, stiano intervenendo sul cambio delle rotte degli uccelli migratori, e il fatto di avere una banca dati grazie ai cittadini del 1930 che arriva oggi ci aiuterà a fare probabilmente qualche ragionamento, però dicevo il coinvolgimento dei cittadini anche nell'attività di monitoraggio quotidiana, cioè far fare a loro stessi, no, renderli partecipi, quindi non è solo un tema di informazione che è importante, ma è un tema di coinvolgimento, ed è un tema, diciamo, che non è sicuramente banale, ma per noi, per il tipo di lavoro che dovremmo fare come sistema pubblico di controllo, lo dico così, nel futuro è assolutamente fondamentale. Ecco, queste erano alcune considerazioni, ma ho cercato un po' di anche un po' di spiegare la ratio che ci siamo dati un po' come sistema, no, nel sviluppare l'attività che ci porterà nel 2019 a fare questa convention. Poi lì non è che finisce il mondo, anzi noi speriamo che inizi una nuova fase, per cui anche accogliendo l'invito che faceva Gianfranco in un ragionamento più generale, noi ci siamo, questo volevo dirti, ci siamo come ISPRA, ci siamo come sistema, anche in ragionamenti più complessi per cercare di dare una mano, insomma, per raggiungere quegli obiettivi che a tutti noi, che tu,
che 50 anni fa si è cominciato a porsi e che oggi faticosamente si ripropongono, ma diciamo che forse si potrebbero anche paradossalmente, pur essendo state quelle previsioni, no, a volte più negative, cioè non le previsioni, la realtà più negativa della previsione, ma oggi ci consegnano anche, come posso dire, un grado di conoscenza per poter davvero fare delle scelte per un futuro migliore. Ecco, queste erano le poche considerazioni. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie.